Prima di cominciare con il Sumo Kai e quindi il reclutamento di Enma, c'è una piccola cosa che devo farvi vedere. Il reclutamento di Shen, perché getta un po' di luce sul passato. Il reclutamento di Shen è molto utile, perché almeno ci fa sapere un po' di backstory su quello che è successo e su come si reincarnerà poi. Ah, proprio come pensavo. Non riuscirò mai a sconfiggervi, umani. Shen, eccoti qui. Finalmente abbiamo l'occasione di parlare. Alistair, che intendi dire? Perché Shen è tornato? Ah. Semplice. La parte buona del suo cuore è rinchiusa dentro di me. Ma quella malvagia ha continuato a vagare anche dopo la sua sconfitta. Quindi è così che finisce tutto. La mia anima scomparirà di nuovo. Matteo! Aspetta un attimo, Shen. Hai commesso molti errori, è vero. Ma non meriti di sparire di nuovo. Cosa? Ma che stai dicendo, ragazzino? È inutile che cerchi di fare il duro. Si capisce bene ciò che provi veramente. Tu vuoi espiare i tuoi peccati e tornare libero come un tempo. Espiare i miei peccati? Io... Ehi, Shen, perché non ti unisci a noi? Ne saremmo felici. Quindi è questo il vero volto degli esseri umani, presumo. Siamo buoni. O comunque opportunisti, a seconda dei casi. Perché avere Shen in squadra è un grande vantaggio, quindi forse siamo in realtà opportunisti e non buoni. Chissà. Ora sono dei vostri, ma non fateci l'abitudine, sono stato chiaro? Ed ecco che cerca di fare il duro di nuovo. Ad ogni modo, benvenuto. A dire il vero, non c'è rimasto molto da fare su Yo-Kai Watch 4. C'è il Sumo Kai e un'altra missione principale, che poi sarebbe l'ultima, che si sblocca quando si prendono Enma, i due guardiani di Kyra, Kyra stesso, Demon Gufo e Shen. Mi manca solo Enma. E dove si prende Enma? Proprio il Sumo Kai. Ora, per prendere Enma bisogna fare la terza missione, credo, del Sumo Kai. Però l'ultima ho intenzione di farla magari in live, così almeno è una cosina un pochino più divertente. Ma ecco il discorso di apertura, cercate di fare tutti silenzio. Non preoccuparti di questo Zazel, adoro le folle vivaci. Ad ogni modo possiamo iniziare. Benvenuti Yokai e non, sono Enma, l'organizzatore. Enma. Dopo la sconfitta di Vuoto Oscuro, Yokai World deve ancora riprendersi. Ma non abbiate paura, lo scopo del Sumo Kai è proprio questo. Se raccogliamo l'aura necessaria, il nostro mondo tornerà a splendere. Per questo vi chiedo di unire le forze per giungere a questo obiettivo comune. Allora, che cosa mi dite, popolo di Yokai World? Siete con me? Ci fosse uno Yokai normale. Mi hanno detto che praticamente questi Yokai così trasparenti sono comunque Yokai dei vecchi giochi, che però non hanno messo qui e quindi appaiono in questa maniera. Non so se è vero o no, però così mi hanno riferito. Bene, le vostre grida mi confortano. Ho subito una piccola novità per voi. Quest'anno anche i 6 leggendari maestri degli Yokai parteciperanno. Siamo noi, Detective Yokai. Come tutti voi altri, anche loro ambiranno per raggiungere il grado di leggende. Che bella faccenda, allora. Coloro che riusciranno a sconfiggermi infine otterranno la mia chiave Yokai. Che se ne fa uno Yokai di una chiave di un altro Yokai? Come lo evoca? Vieni, bello, vieni? Come fa? Avete capito bene, non sono più re ormai e devo trovarmi qualcosa da fare. Fai il sex toy. No. Insomma. Sì, sarà sicuro di quello che fa Zazel. Non è pensato, tranquillo, va tutto bene. Bene dunque, buon Sumo Kai a tutti! Povero Enma, non sa più che fare. Vatti a fare una passeggiata, non lo so. Oh, Shuten Dojo 3. Cioè, Summer ha solo... Quanto ha? 12 anni? E già ne ha 2 che rompono le scatole. Decidete voi, a me non interessa, basta che non ci facciate perdere. Bene, Detective, siete pronti? Ma certo che siamo pronti, vinceremo il Sumo Kai. Devo per forza vincerlo, sennò non si va avanti. Ah, posso fare allora? Eccolo qua, forza! Partecipa, sì. Ma quindi devo fare tutti quanti i livelli, oh cielo. Ci vorrà un'ora, minimo. Perché quello vero e proprio inizia ora. I Winters contro i Nasocenti. Oddio, i Nasocenti. Purtroppo le scritte sono così, ragazzi. Non c'era altro modo di metterle.
Perché i giapponesi scrivono dall'alto in basso, quindi anche noi purtroppo dobbiamo fare in questa maniera. Non c'era praticamente, non c'era proprio lo spazio per metterle. Poi quando andavi a reimportare la grafica si sminchiava tutto se mettevi per lungo, quindi per forza così dobbiamo fare. Ok. Sumo! Alrighty! Ah, che cavolo. Ok, quindi non basta mandare a 0 FPS. Eccone uno, va! Grande! Ah, quindi, vabbè, una volta che hanno 0 punti, però posso mandarli fuori. Sta a fa quello con cosa lì? Ma che fa? Scusa, Polpo, un attimo solo, Spammete! Vabbè, devo spingerli fuori, sì, ma vanno facilissimo ai bordi. Cioè, perlomeno questi, poi non... Allora, magari ci dovrò fare l'abitudine, però sarà un po' difficile. Ora, contro chi siamo? I soli granchio. Ok. Ammiraglione tonno, Danzo e Kamikappa. Let's go! E sumo! Alright! Che succede ora? Uno, due, tre, e manca l'ultimo. Oh, che fa, mena? E quattro, vai. Belli. Ah, questi è facili per ora. Ah, ma quindi ora ho vinto. Ah, ogni categoria ha tre incontri. Il terzo incontro è quello contro la categoria superiore che ti serve per passare. Vabbè, questo è facile, dai. Rango più, amatore. Chi amo? I tori, vuol dire? E dopo un'estenuante lotta, entra in campo Enma, grado leggenda. Quindi lui praticamente è il maestro del Sumo Kai. Ci ho messo un po', ci ho messo un bel po' ad arrivarci, perché ci vuole da farmare punti per salire di grado, e mentre farmi punti per salire di grado, farmi anche livelli e sali, che è una bellezza. Inoltre, farmando punti per salire di grado, farmi punti anche per lo shop del Sumo Kai, e ci sono oggetti potentissimi. Ma diamoci da fare contro Emma. Finalmente ci siamo, il momento è arrivato. Prego, accomodatevi sul ring. È giunta l'ora della battaglia finale. Bene. Si dia il via alla più grande sfida di tutti i tempi. 3, 2, 1. Sumo! Il re leggendario Enma. E lui è da solo, immagino, come Kaira, vero? Ma allora deve essere davvero forte. È livello 90. Io sto a 120. Sì, devo stare a 120 se voglio riuscire a batterlo. Ok. Ah, mi sono mangiato l'Energy Max prima, quindi ora non ce l'ho. Ma dovevo mangiarmelo. Se no non si andava avanti. Oh, si riprende in fretta Emma, eh. Bravo. E fa male. Ma non solo a Abil Guerriero, perché Abil Guerriero comunque la difesa ce l'ha. Fa male perché fa male. Ok, ricarichiamoci un attimo. Ho scoperto che si possono ricaricare gli alleati, non lo sapevo. Stavo un attimo qui a provare. Dico, facciamo la prova. Oh, si può ricaricare. Mannaggia, saperlo prima. Vai con Goemon. Fai i suoi bei danni, Goemon, se ti becca. Ok, va, va, piano, ma va. Ok, se Abil Guerriero si riprende, perfetto. Però vorrei ricaricare me, perché se perdo Shuten Doji, non controllo bene gli altri. Però ricarico Abil Guerriero, dai, posso un attimino sopravvivere comunque, senza ricaricarmi la salute. Shuten Doji no. Allora, gli Energy Globby, fossi riuscito a beccarne uno di tutti quanti gli altri che sono passati, pochi ne ho presi, pochi perché scomparivano subito. Ok, ci siamo, ci siamo.
Inoltre, ecco, se vai a zero di salute non cadi subito, o meglio, non cadi fuori dal ring e non cadi in battaglia. Vinto, wow, stupendo. Non cadi subito fuori dal ring e non cadi subito in battaglia, ma puoi riprendere un po' di salute, rimani mobilizzato per qualche secondo, puoi riprendere la salute e continuare a combattere. Quindi è anche piuttosto rotto il sistema del torneo. Non come il torneo di Kyra, ma ci si avvicina. Wow. Va bene. Ci sono altri tornei ora? Quelli più difficili, immagino. Immagino contro il leggendario Yokozuna. Ben fatto, Detective Yokai. Non pensavo che mi avreste sconfitto. Questo torneo è davvero fantastico. Grazie per averci invitati, Alistair. Sono io che ringrazio voi. Avete reso realtà il mio sogno. Ma ora torniamo a Laura. Come procede il tutto, Zazen? Questa l'ho tradotta io. A gonfie vele, Emma. Il vostro scontro ne ha generate in grande quantità. Finora non si era mai vista un'aura così portentosa. I miei complimenti. Dite sul serio, ma è fantastico! E ora lasciate che vi consegni il premio per aver vinto. Ma no, non dovete, non ce n'è bisogno. Come sarebbe a dire? Non vuoi ricevere la chiave di Emma? Come non detto, ritiro tutto. Ma cerca di calmarti, per favore. Ad ogni modo, questa non ha importanza. Torniamo a noi. Come promesso, eccovi la mia chiave. D'ora in poi sarò a vostra disposizione. Fantastico, grazie Emma. E finalmente si sblocca l'ultima missione del gioco con Emma. Emma è l'ultimo yokai che mi mancava per sbloccare la missione che vi ho menzionato prima. Nessun soprannome, va bene così, liscio. Alistair, non vedo l'ora di vivere le prossime avventure insieme a te. A proposito, perché non andiamo da Perla? Così saremo di nuovo uniti. È un'ottima idea, in effetti. Non la vediamo da un po' ormai. La chiave yokai di Emma. Che bello. Quindi siamo noi i vincitori del torneo? Stento a crederci, abbiamo sconfitto la versione più potente del Sumo Kai! Ne siete davvero sicuri? Questa voce... Eccolo! Con 20 frame al secondo, ma arriva! Gira meglio su PlayStation 4, Yo-Kai Watch 4, va vai, vedi, 4-4, ci sta. Sumo Dragone, eccoti finalmente. Lui ha il grado Yokozuna, leggendario l'hanno chiamato in italiano. Ah, e chi è questo yokai? Cosa, non lo conoscete? Lui è Sumo Dragone! Nel mondo del Sumo Kai è l'unico ad aver raggiunto il rango leggenda! Ce l'hai fatta ad arrivare alla fine, un po' in ritardo, come al solito. Una vera leggenda del Sumo si fa attendere da proprio pubblico. Ad ogni modo, siete pronti per la vostra prossima battaglia? Lui in giapponese è un riferimento a Tamemon Raiden. Se sconfiggessimo Sumo Dragone, Laura si accomoderebbe a dismisura. E a quel punto sì che Yokai World tornerà ai fasti di un tempo. Bene, detective, preparatevi a dovere. Ci vediamo al banco di accettazione. Questa parte qui è stata un po' particolare da tradurre, perché in realtà Zazel ha fatto tutta quanta una disquisizione sulle strutture che non c'entravano nel testo. Però in giapponese tutti quanti i caratteri erano, quindi era più facile per loro. Ho dovuto cancellare una buona parte, ma sostanzialmente è che farebbero bene a Yokai World. Questa è tutta quanta la quantità di aura farebbe bene a Yokai World. Lo stesso vale per me! Non fatemi attendere troppo, intesi? No. Ti affronterò in live. Sì, farò una live per affrontare Sumo Dragone. 24.000 punti. Vabbè, questa era la missione. Allora, una cosa voglio vedere. Tanto per cominciare, Kyra è devastante. Shen pure è forte. Sì, non ho dato tutti quanti gli equipaggiamenti adeguati, ma è quello che è. Ecco, mancano poche missioni. Una sorpresa per Emma sarà la prossima missione che farò. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!